Salve a tutti, sono Dallon Gamer, bentornati su Slay Away Camp. Sì, perché mi sono accorto con un leggerissimo ritardo che hanno rilasciato un nuovo film. Ma porca di quella porca, non lo sapevo, hanno fatto lo speciale di San Valentino. Per chi si fosse perso la serie originale, andatevi a riguardare gli episodi precedenti, perché questo gioco è veramente folle da morire. Ok, brutta scelta di parole, ma ci siamo capiti. Per tutti gli altri, che ne dite? Siete pronti a guardare un bel film di San Valentino? Oh mio Dio. Cos'è stavolta? Una cosa di minatori, perché? Qualche cuore sarà infranto. No, minatore incazzato con la vita. Ui. Mai fare incazzare i minatori. O i giocatori di Minecraft, una delle due. E quindi abbiamo un nuovo killer che è pronto a darvi letteralmente una picconata qualora il vostro cuore sia leggermente infranto. Ai. Non è questa la soluzione, esimio, comunque. Ok, madonna, che bello ritornare in Slay Away Camp dopo tanto tempo. Buongiorno. Allora, tutti i vari minatori sono veramente in punti del manga, quindi dovremmo cercare di spostarli in qualche modo. E il poliziotto tiene d'occhio questo, quindi potrebbe essere un piccolo problema. Allora, intanto direi di spostare questo minatore più in qua. Ottimo, bravo ragazzo. E adesso possiamo direttamente far fuori il signore qui. Buongiorno e buon San Valentino. No, palate. Ah, che schifo, non è così che si usa la pala. Ok, è un'ottima arma, non discuto, però... ok, ora possiamo liberarci tranquillamente del poliziotto. Buongiorno, agente. Spostiamo il ciccio di là. Il problema è che noi dobbiamo poi andare al portale qui. Quindi il signore mi deve assolutamente andare di qui. In teoria, se vado qua dietro, buongiorno. Perfetto, il signore si sposta lì. Noi possiamo trucidarlo con tanto amore. Con tanto amore, c'era tanto amore in quello smembramento del giovine. E possiamo passare alla prossima stanza. Ok, stiamo cominciando bene. Buongiorno bambino. Anzi, dipendente delle miniere. Ah, scusi, volevo dire ex dipendente delle miniere. Ok, vediamo stavolta dove siamo di bello. Una marea di minatori e dell'esplosivo. Scusi ciccio se butti una roba lì a far esplodere. È pieno di buchi, probabilmente dovremmo far cadere buona parte dei minatori all'interno dei quattro buchi. Oh oh. È noto anche adesso che dovremmo fare un giro corretto per arrivare poi al portale. Allora, proviamo intanto a spostare un po' delle genti, tipo questo... Ma sei tipo un ragazzino! Mi fai le urla tipo i ragazzini. Che sono i ragazzini che abbiamo portato in miniera, ma dimmi te. Ormai li assumono sempre più giovani. Ok, ora proviamo a spostare il ragazzino da quest'altra parte. Bravo, giovine. Poi ti spostiamo su, così che posso uccidere lui. Tu ti sposti di lì e ti lascio per adesso. Questo signore lo possiamo fare andare di sotto. Arrivederci, è stato un piacere conoscerla. E perfetto. Ora se trucido lui, lui cade di sotto. Il problema è che... No, in teoria dovrebbe essere a posto. Questo muore malo malo con una leggerissima accoltellata al cuore. Te ci muori, perfetto. È stato un piacere conoscere anche lei. Ora, la rottura di balle che... Oh oh, aspetta, come facciamo? Ah no, aspetta, possiamo tornare giù facendo così. Così. Poi andiamo di qui, aspetta, così. E possiamo andare al portale. Ottimo, ottimo, ottimo. Ah, in tempo per pranzo. No, col tritolo, che pericoloso. Ah, era una torta al tritolo. Una torta al tritolo va bene, allora. Ok, questa volta abbiamo qualcuno che si è portato i figli al lavoro. Non si può portare i figli al lavoro, che pericolosa. E allora, sono tutti un po' in punti culo, siamo onesti. Allora, cerchiamo intanto di attaccarli uno alla volta. Andiamo dietro il padre. Il padre mi si sposta, bravissimo. Però ho bisogno che lui mi vada qui in modo tale che io poi possa rimbalzare da questa parte e spaventare il ragazzino. Quindi ciccio, per adesso temi sopravviviti, è anche andata di culo. Però aspetta, possiamo trucidare la ragazzina che mi si sposta di là. Perfetto, buon San Valentino ragazzina. Così che poi il padre mi va dall'altra parte. Ottimo, ottimo, possiamo rimbalzare, rimbalzare, rimbalzare. Guardi, raggiunge sua figlia molto presto, buongiorno. Ora possiamo spaventare il ragazzino in modo che si sposti da lì. E impari a venire in miniera ciccio, sono luoghi pericolosi, l'avevo detto io, no? E ora dobbiamo beccare il giovane da questo lato in modo tale da poter andare tranquilli tranquilli al portale. Quindi facciamo così, così, così. Gli arriviamo in parte. Gli facciamo buon San Valentino anche a lui. E possiamo passare alla prossima stanza. Sta procedendo molto bene questa giornata e tutti stanno veramente donando con il cuore. Proprio così, proprio con il cuore. Bravo ragazzino, tu rappresenti proprio lo spirito del San Valentino. Ah no, la pula. Perché la pula deve sempre stacciare la minchia? Abbiamo 8 turni per far fuori questi 4 individui. Allora, probabilmente dovremmo ucciderli quasi tutti in sequenza. E uno di questi due dovrà morirci per ultimo in modo tale che io possa andare al portale. Se. Allora, proviamo intanto ad andare di sotto. Sì, stai buono a non urlare nelle orecchie che vengo da una giornata dura di lavoro. Allora, intanto trucido te, perfetto. Ora trucidiamo quest'altro. Come?
Che sta facendo? No, non mi seghi, giovani in miniera. Che porco di quel cane. Guardi, assumere donne del pulizia che ti vengono a lavorare in miniera è un casino. Però aspetta, se io vado di qui, stia buono lei, posso trucidare il signore da questa parte, tornare qui e trucidare il giovane dall'altra parte e uscire verso il portale tranquillo, tranquillo, prima che arrivi la pula. Ancora con sto badile? Non è così che si usano gli oggetti della miniera. Ah, l'ha usato in maniera differente, in effetti. Ok, bisogna dire che c'è un pochettino di creatività col badilo. Oh, che bello, sono tornate le mine, ci sono i buchi in cui far cadere i giovani. Ah, è proprio lo spirito di Slayaway Camp. E ok, abbiamo un padre che come al solito si è portato al lavoro i tre figli, non si fa. Non so che la puniamo severamente per questo. Ecco qua, visto? È morto malo malo, non gli diamo neanche la pensione di reversibilità alla moglie. Ora possiamo intanto far fuori la ragazzina, perfetto. Ora come facciamo fuori i due giovani? Dobbiamo tipo arrivargli così, dobbiamo fare un bel rimbalzone e stando attenti a non finire ovviamente nei buchi noi stessi. Aspetta, aspetta, batte che facciamo così, così, così. Andiamo sotto, trucidiamo uno, l'altro mi va dall'altra parte. Ora ragazzina, aspetta un secondo, perché no, non è un problema, la posso trucidare con maniera molto amorevole. Oh, l'ha proprio squartata a metà e andare tranquillo al portale. Non male, non male. Oh, no, la mannaia. No, la mannaia, porca. Non abbiamo insegnato al bambino le regole, bisogna prendere la mannaia al volo. Vabbè, va bene comunque, gli do il punto al signore nonostante tutto. Oh, perché abbiamo sempre furgoni pieni di tritolo dovunque e non li usiamo? Un vero peccato. Oh no, c'è il gatto rompicoglioni incazzato con la vita e c'è una mina. Buongiorno. Allora, la rottura di balle è che se il gatto mi va di qua, muore e finisce la partita. Se il gatto mi va dall'altra parte, mi ostruisce il portolo. Madonna dei felini rompicoglioni. Ok, allora, cerchiamo intanto di spostare qua la giovine in qualche modo. Buongiorno, salve, sì, sono il serial killer, come sta? Non la uccidiamo subito, vediamo un attimino se riusciamo innanzitutto a spostare il giovane in qualche modo. Ah sì, li possiamo arrivare da dietro. Non in senso buono. Buongiorno, dammi urli nelle orecchie cortesemente. Dobbiamo mandarlo assolutamente sulla mina. Gatto, non rompere le palle. Se facciamo così, tu dovresti finirmi sulla mina. Bravo giovine. E ora tranquillamente io posso beccare la ragazzina. Era un bacio, era un bacio. La ragazzina si è un attimino emozionata ed è tipo esplosa. Adesso non c'è bisogno che rompiamo le palle al gatto. Gli arriviamo da dietro. Il gatto non mi esplode sulla mina, ma io posso tranquillamente andare a casa. No, con le forbici che poi uno scivola e si fa male. Tipo così, tipo così. Vabbè, vabbè, non importa, era un bambino che stava sul cazzo a tutti. Ok, vediamo stavolta. C'è carbone dovunque. Qualcuno si è comportato malo malo. Bambino che vuole fumare, avrei tipo 8 anni, ma le trompi coglioni. Anche qua i giovani sono messi tutti un po' in posizioni a culo. Allora, vediamo innanzitutto se riusciamo a spostare questa in una posizione un po' più consona. Buongiorno ragazzina, salve. Ok, la trucidiamo malo malo. Con cosa? Un'altra sega. Non si può usare le seghe davanti ai bambini. Cristo, l'accusano di pedofilia. Lo sanno tutti che è così che funziona la pedofilia. Ok, vediamo questa cosa. Trucido questo, possiamo poi trucidare questo. Questa mi sparisce di qua. No, non va bene. Dobbiamo fare in modo che questi siano vicini, così che la ragazzina mi corre di qua e mi si mette in posizione giusta per il portalo. Allora, sono tornato indietro perché così possiamo usare il rimbalzino giusto. Ora ritrucidiamo la ragazzina. Buon salve. E così posso arrivare in parte a quest'altra. Ottimo, c'è il cappellino da allenatore Pokémon. Vabbè, non importa. E ora possiamo andare in parte a questa, che trucidiamo questo, perfetto, la ragazzina mi corre di là. Buongiorno giovane, buon San Valentino. E un bel buon San Valentino a colpi di coltellate anche alla giovine. Ok, perfetto, stiamo procedendo alla grande. Metta giù il piccone, non faccia minchiate. Guardi che deve picconarmi le rocce, non i giovani. Vabbè, l'abbiamo assunto da poco, non posso neanche prendermela con lui, avanti. Oh, che bello, sono tornate le mine e i telefoni. Vediamo un po'. Chi è che ha messo il riflettore con il teschio? Ma che cosa carina da fare. Allora, intanto spostiamo questo giovane lì e poi dobbiamo fare in modo che vada lui direttamente sulla mina. Ma come? Ah, non è un problema, possiamo fare così, così, così. E lei mi va sulla mina. Perfetto, cioè, notare la mina esplosa in parte alla TNT, nessun problema. Così che io posso fare così, così, trucidare questo giovine, perfetto. Chiamare l'altro al telefono, buongiorno deficiente. Trucidarlo malo malo e uscire direttamente dal portale. Ah, devo dire che sto San Valentino è più complicato del previsto, eh. Buon San Valentino e una bella mazzacchiata a lei. Credo funzioni così più o meno in qualche paese del sud-est asiatico. Sicuramente funziona così. Oh no, chi ha portato i gatti al lavoro? Che cazzo ci fanno i gatti in miniera? Maledetti gatti rompicoglioni, ok. Dovremmo stare attento che non finiscano assolutamente in uno dei buchi. Ah, maledetti gatti. E hanno messo anche il portale in un punto culo, quindi questo signore dovremmo fare in modo che sia qui. Perché così riusciamo a rimbalzare correttamente. Mai una giornata di lavoro semplice. E non possiamo trucidare il signore qua davanti, perché sennò il gatto si spaventa e mi finisce nel buco. Però nulla ci vieta, in tutta sincerità.
gatto mi ha fatto prendere un colpo, di spaventare il signore in modo tale che mi vada dietro. Ah, ora però se rimbalzo così il gatto si spaventa e mi cade nel buco. Ma porca di quel porca dei gatti. Aspetta un attimo, nulla mi vieta di mandare questo signore qua sotto in modo tale che poi mi permetta di andare al portale. Ah, torniamo indietro. No, ho provato un po' di soluzioni ma non funzionano. Allora, ritorniamo a quella iniziale. Allora, mandiamo intanto il signore sopra, perfetto. E adesso lo mandiamo di là, così che se io riesco a incolonnarlo perfettamente poi non dovremo avere problemi. Ora lo possiamo trucidare in tutta tranquillità. E il gatto si è spostato così che non è un problema, ottimo. Gatto, non rompere la minchia. Però il gatto adesso mi sta ostruendo. Non è un problema immane, dobbiamo solo trovare un modo di arrivare dietro e spaventarlo. Problema è che anche se gli vado dietro da questo lato spavento il gatto. Oh, questo gatto deve andare in questa direzione in modo tale che poi quando lo mandiamo indietro lui non mi vada troppo indietro. Perché se io faccio così lui mi va troppo indietro e quando lo uccido il gatto si spaventa e finisce nel buco. Porco cane, sto livello complicatissimo. Ok, dobbiamo solo farlo in maniera un po' differente. Allora, spostiamo comunque il signore lì per adesso e anzi lo mandiamo direttamente dall'altra parte. Ora passiamo da sotto così che il gatto mi va dall'altra parte, incolonato in maniera perfetta. Ora io posso passare da sopra, trucidare il signore, il gatto si sposta, ottimo. E in teoria io ora posso passare sotto, il signore mi si sposta di una piattaforma, lo trucidiamo. No, aspetta, c'è il gatto dietro, porco cane, l'ho visto adesso. No, il gatto non può morire. Dobbiamo assolutamente spostare questo gatto in modo tale che l'altro non vada indietro. Ok, ora andiamo sopra e trucidiamo il signore. Ottimo, scusi, abbia pazienza, lo ucciderà troppo presto, perfetto. I gatti non vanno indietro e io posso uscire dal portale. Questo era abbastanza difficile, ancora con quel badile. Basta! Ci ha preso gusto il signore a uccidere a badilate le persone. Oh mio Dio, il paradiso di mini, telefoni, gatti e giovani da trucidare. Si può fare. Allora, intanto direi che possiamo trucidare questa giovane, perché tanto c'è il gatto fra le palle e non dovrebbe darci dei problemi. Di cosa dobbiamo stare attenti è che il gatto non parte in direzione della mina o avremo grossi problemi. Ora cerchiamo di arrivare dall'altra parte in qualche modo. Potrei in teoria far così, così, così. Arriviamo da... Ah, occhio il gatto! Ah, non ci vede perché c'è la... c'è lo steccato, non c'è quello basso, quindi siamo a posto. E se facciamo così e così possiamo spostare il gatto in totale sicurezza in modo tale che mi sia lontano dalla mina. Perché se squilla il telefono il gatto sarebbe andato in direzione della mina. Ora posso tranquillamente trucidare la giovine. Come? Ah, madonna! Così, a morsi proprio, le mi ha staccato la giovane a due. Ah, voleva accedere al cuore della giovane, mi sembra giusto. Ora, se suoniamo il telefono, il furbacchione mi va a rispondere, bravo idiota. E con un sacco di amore io posso arrivargli in parte e augurargli buon San Valentino anche a te. Accraniate sulle gengive e possiamo uscire tranquillamente dalla stanza. Cosa fa ora con l'accetta? No, anche con l'accetta. Ma basta, si dia una calmata, avanti. Quest'uomo sta veramente spezzando un sacco di vite, di cuori, volevo dire di cuori. Oh mio Dio, il paradiso del boom boom boom. Ditemi che c'è un pulsante per attivare il tutto. Vabbè, mi accontento delle mine qua sotto, non ci sono problemi. Oh, questa è una di quelle in cui devi azzeccare la stradina giusta. Allora, proviamo intanto a spostare sto qua. Dobbiamo fare un po' di rimbalzini ad cazzum. E tu mi vai di qua. Così che quando ti uccido in teoria spaventiamo anche il giovane. Ma non è quello che vogliamo ottenere. E c'è anche questo che eventualmente possiamo ribaltare da un lato o dall'altro. Oh, ci servirà per accedere allo stronzetto qua dietro. Oh, guarda dov'è. Cioè, a parte che sei circondato da dinamite, ciccio, non è il punto più sicuro. Anzi, direi proprio di rovesciarlo adesso. Vediamo se possiamo così, così e così. Buongiorno, non fate caso a me. E questo intanto l'abbiamo rovesciato. Così possiamo già accedere a piccolo stronzetto laggiù. Ma direi di non ucciderlo subito. Allora, spostiamo questo più vicino alla mina. Dobbiamo arrivargli da dietro in qualche modo. Ah, basta che facciamo così e così, perfetto, e lui si è spostato. Allora, intanto vediamo di far fuori il giovane azzeccando uno degli 8022 rimbalzi. Così, così e così, e lui ci muore. Buongiorno esimio, come va? Tutto bene? Ancora lei non la trucido perché potrebbe servirmi come rimbalzino corretto per andare poi di qui. Altrimenti non ho strade perché è tutto dritto qui. Quindi semplicemente troviamo la strada migliore per arrivargli a lato. Ovvero così, così e così, perfetto, e lui ci muore malo malo. Ora possiamo uccidere l'altro giovine laggiù. Buongiorno. Guardi che ha proprio scelto un punto di merda, glielo dico molto amichevolmente. E questo sono io che sono amichevole. E adesso in teoria basta che facciamo così, così, così e usciamo dal portale. Ok. No, la smetta di giocare con le torte alla TNT che i dipendenti si incazzano. Ma dimmette. Oh, nessuno che mi dia mai ascolto, eh. Oh, porca di quella porca. Questo potrebbe essere un leggerissimo problema. È pieno zeppo di pula. Sanno cosa stiamo facendo. Ok, direi che è il caso di cominciare a maciullare un po' di gente. Buongiorno.
Qua... Cos'era? Così proprio, neanche buongiorno, tac, subito che tira una mannaia lei. Ma maremma mannaia. Ok, cominciamo a trucidare un po' di poliziotti. Buon salve, buongiorno, benvenuti in miniera. Vuole il giro turistico? No, ha detto di no. E direi che possiamo continuare la strage immotivata di giovani poliziotti. Quelli in parte notare non notano proprio niente, sono tranquilli tranquilli loro. Così che possiamo andare di qua a trucidare l'altro poliziotto. Buongiorno anche a lei. Questa ragazzina qua che mi dormiva sul posto di lavoro. Ora possiamo uccidere anche lei, buongiorno. Anzi no, perché mi serve per il rimbalzo. Quindi mi ritorno in vita cortesemente un secondo, grazie. La lasciamo lì, spostiamo il giovane. Ok, ora è perfetto, così che posso trucidare questa. Ho il rimbalzo perfetto per arrivare qui, ottimo. Uccidere l'ultimo poliziotto e passare tranquillo tranquillo alla prossima stanza. No, anche con l'asciabipenne. Lei proprio c'ha un arsenale incredibile proprio. Guardi che il cuore era un po' più in alto. Qua mi ha beccato tipo zona intestino. Ma vabbè, non importa. Siamo alla scena finale. Vediamo un po' dove siamo stavolta. Oh mio Dio. Oh, che carino. È un cuore. Adesso lo vedo. E ci sono tipo cuori dovunque. Al posto della TNT. Vabbè, è sempre amore. Allora, probabilmente dovremmo spostare le varie persone perché sono veramente impiunti di merda. Buongiorno. Vediamo un attimo. Allora, intanto spostiamo lei. Ok. E ora in tutta tranquillità possiamo andare da quest'altra parte. Buongiorno agente, salve, è stato un piacere conoscerla. Trucidiamo il signore. Potremmo anche far fuori questo, in teoria. No, dobbiamo, perché così abbiamo un rimbalzino per andare da quest'altro lato. Ottimo. Spaventare la signorina che mi si sposta di là. Non male, non male. Stessa cosa dall'altra parte. Andiamo di qui. Ho il rimbalzino perfetto per spostare quest'altra signorina. Buongiorno. E possiamo tranquillamente arrivare da dietro e trucidarla così. Ah, l'hai buttata proprio di sotto. No, vabbè, è sopravvissuta. Ah, vuole due cuori? Vuole un po' di amore? Guardi, ho amore a profusione. No, era per dire. È stata uccisa con l'amore. Ok, tanto tanto amore. E abbiamo completato anche lo speciale di San Valentino, incredible. E anche questo killer è riuscito a farla franca, chi l'avrebbe mai detto. E ok dai, e questo era il DLC speciale di San Valentino in leggerissimo ritardo di Slayaway Camp. Come vi ho detto, se vi siete persi gli episodi precedenti, in descrizione trovate la playlist così ve li potete vedere in tutta tranquillità. Quindi, anche per questo ennesimo episodio di Slayaway Camp è tutto. Lasciate un mi piace per continuare la serie, condividete i video per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo al prossimo San Valentino. Ciao ciao!